Ciao, eccomi qua con questo video nel momento della partenza da Singapore. È completata questa esperienza molto bella in cui ho toccato quattro paesi e con la loro energia ogni luogo è stato molto diverso da quello che mi immaginavo. Infatti, una delle cose che proprio ho piacere di comunicarti con questo video in questo momento è proprio questo: non lasciare che le aspettative blocchino il godimento della tua vita, perché comunque è facile che tu, quando inizi un'esperienza, possa avere delle aspettative di un certo tipo. Queste aspettative non è detto, anzi è molto probabile che verranno disilluse e deluse. Ma non è detto che quello che arriverà nella tua vita sia peggio di quello che tu ti aspettavi, perché tu immaginati, le aspettative dell'essere umano sono qualcosa che noi creiamo intanto per crearci una sicurezza. Ed è una cosa normale, perché tu comunque quando fai qualcosa è perché hai piacere di ottenere un risultato, di fare un certo tipo di esperienza, di sperimentare alcune emozioni. Quando poi accadono delle cose diverse da quelle che tu ti aspettavi, tu hai due possibilità: o aprirti alla vita perché la vita possa mostrarti effettivamente il suo dono, che molto spesso è molto più di quello che tu ti potevi immaginare, solo se tu te ne rendi conto e se tu ti permetti di vedere questo dono. Altrimenti potresti lamentarti, essere deluso, eccetera, eccetera. Questo perché te lo dico? Perché questo ti aiuta a goderti maggiormente la vita. Io, ad esempio, avevo delle aspettative di un certo tipo rispetto a questo viaggio. Il viaggio è andato tutto in un'altra direzione, ma va bene così perché era la cosa di cui, senza rendermene conto, magari avevo bisogno. E la vita mi ha fatto scoprire delle cose, sia di me, sia della vita stessa. Ha messo in campo tutta una serie di energie nuove che non avevo preventivato. Ed è bello lasciarsi sorprendere dalla vita. Perché la vita può essere molto molto generosa, molto più di quello che tu ti immagini e molto di più di quello che tu normalmente sei con te stesso. Quindi ti saluto da Singapore, adesso si parte, ho un viaggio lunghissimo, arriverò a Malaga questa sera verso le 10, sono mi sembra 14 ore e mezza di volo, una roba piuttosto lunga. E vedrò di godermi il viaggio. Ho tante cose da fare in viaggio, a meno che non crolli, perché anche questa notte è stata una notte molto, molto breve a livello di ore di sonno. E ti suggerisco in questa giornata di dedicarla a te stesso e di aiutare la tua percezione di quello che può essere il dono della vita che ti sta facendo in questo momento e che non ti permetti di vedere. Quindi, qual è il dono che la vita ti sta facendo in questo momento e che tu non ti permetti di vedere, di cogliere? Quindi ti invito a scriverlo qui sotto questo video per aprire un bel confronto, ok? Un abbraccio e a presto, ciao!